Oggi è giorno di tagliando. Io chiedo sempre a Matteo di Honda Steel Moto a Sondrio se mi fa divertire con il Transalp, però è arrivato il momento di fare il tagliando, quindi per adesso pit stop, ma io vi faccio entrare in officina. Sondrio, Honda Steel Moto, la moto è qui, vediamo un po', vediamo come si è messa. C'è un po' di riflesso, però ecco, vedete il messaggio giallo, dobbiamo fare il tagliando e andiamo qui in officina. Adesso devo cercare Bruno. Eccomi. Oi là. Ciao carissimo. Oggi è giorno del tagliando. È il giorno X, siamo arrivati, sì. Il tagliando dei 1000 chilometri. Perché Matteo non me la vuol dare, perché deve fare il tagliando. Dobbiamo farlo per rispettare il pacchetto manutentivo, la garanzia, tutto quanto. Il tagliando dei 1000 chilometri è fondamentale. Va bene? Dai. Allora, partiamo subito con il prendere i chilometri totali, che apriamo la scheda insieme e li aggiorniamo, così anche Honda è al corrente del chilometraggio. Sono 719. Quindi in anticipo. È passato l'anno, hai fatto un po' pochi chilometri quest'anno, quindi adesso devi cominciare a sfruttarla un po' di più. Vieni a guardare insieme, accomodati pure. Quindi comunque anche se sono meno di 1000, perché comunque è passato sì, un anno. Diciamo che da pacchetto manutentivo su questo tipo di moto, come su tutte le moto, il tagliando dei 1000 chilometri è a 1000 chilometri oppure dopo 12 mesi dalla data di acquisto. Okay. Quindi sì, è passato l'anno, perché la moto è di settembre 2023, hai fatto però meno di 1000 chilometri, ma purtroppo il tagliandino dei 1000 va fatto. Sì, questa è una moto da test ride, per cui per questo ha pochi chilometri. Esatto. Ora apriamo la scheda insieme della moto, andiamo a inserire i chilometri corretti, che sono 719. Ora carichiamo il pacchetto manutentivo di Honda. Quindi questo è un tagliando dei 1000, come vedi il portale, noi andando a selezionare la moto, il modello, l'anno e la manutenzione che andrà a effettuare, in questo caso il tagliando dei 1000 chilometri, ci propone già una serie di controlli e di sostituzione di parti. Le sostituzioni di parti ti anticipo già che saranno solo olio motore, filtro dell'olio e la rondella della coppa dell'olio, che previene poi le perdite. E poi ci sono una serie di controlli che vanno dalla pressione delle gomme al tiraggio di alcuni bulloni principali, quindi ruote, piedini sterzo, pinze di freni. Si va a controllare la trasmissione, quindi se c'è bisogno di essere registrata, pulita, lubrificata, molto probabilmente sì, perché da nuova poi si lascia sempre andare un pochino, e viene poi registrata per mantenere la tensione corretta. Infine, dopo aver ricaricato l'olio motore nuovo nel motore, uscita con lo strumento diagnostico per accertarci che anche a livello elettronico la moto non presenti anomalie. Quindi in questo momento noi abbiamo caricato il tagliando dei 1000 km, andiamo a inserire i ricambi, che sono la rondella della coppa dell'olio, il filtro dell'olio motore. La rondella è una specie di guarnizione, è no? È una guarnizione che va a prevenire poi le perdite. Tutte okay. Le volte che si va a svitare il tappo sulla coppa dell'olio, questa guarnizione, che è una guarnizione di alluminio, che va a schiacciarsi quando si va a tutto. Vabbè, poi magari lo vediamo. Lo vediamo insieme, quando siamo in officina lo vediamo. In questo caso, questo tipo di moto ha 3,6 kg di olio motore, i materiali di consumo che sono sempre presenti, perché poi andiamo a pulire, lubrificare, se c'è da registrare eccetera, i componenti del 2024. La carta non manca mai. Oggi è il 20 del 9 del 2024, questa è appunto la carta dove poi il tecnico andrà a timbrarsi con la timbratrice elettronica, dove noi poi andremo a verificare gli effettivi tempari e l'effettivo tempo che poi chiederemo al cliente, perché diciamo che nel tagliando dei 1000 km Honda propone 1.5 ore di manodopera, però noi, anche in accordo con Honda, ma proprio per rispetto anche del cliente, se il tecnico dovesse metterci meno, noi abbasseremo la manodopera per fare anche pagare meno il cliente, quello che è giusto. Fantastico. Si fa. Andiamo a mettere questo così. Ah, le protezioni sulle manopole. Sì, se per caso il tecnico dovesse andare a toccare le manopole con le mani sporche, non rimane l'olio, eccetera. Adesso possiamo spostarci in officina con la moto. Quindi abbiamo messo la moto sul cavalletto. Perfetto, sul ponte. Sul ponte, scusa. Allora, la prima cosa da fare è andare a timbrarsi, proprio per il discorso che ti dicevo prima, quindi per la timbratura elettronica, in modo tale che noi a fine dell'operazione sappiamo con certezza il tempo con cui il tecnico ci ha impiegato per fare la lavorazione, in questo caso il tagliando dei 1000 km.
Poi cominciamo col sollevare la moto, scarichiamo l'olio motore, andiamo a rimuovere il tasto su cui poi c'è la rondella che andremo a sostituire. Quindi qua adesso uscirà tutto l'olio. I famosi guanti arancioni, oh che bello, guarda. Guarda com'è ancora bello pulito. È trasparente, sì. Calcola che questo è un olio, non è l'olio che poi andremo a rimettere, perché è un olio questo qua da rodaggio, è uno 0W30, mentre nelle moto ci va in tutte le Honda un 10W30. L'olio da rodaggio, il 10W30 è più liquido. Ah, più, meno viscoso. È più liquido e serve perché? Perché essendo che il motore è ancora, diciamo, nuovo, sono già rodati dalla fabbrica, ma per i primi chilometri su strada preferiscono mettere un olio motore più liquido, in modo tale che con le temperature quando le temperature si alzano, l'olio diventa ancora più liquido e aiuta a purgare determinati passaggi dell'olio che magari nelle lavorazioni meccaniche proprio del motore si sono creati delle piccole bavette, quindi quello. Certo. Mentre oggi che facciamo il tagliando andremo poi a sostituire, a mettere un 10W30 che è il suo olio specifico, che è più viscoso, esatto. Con questa chiave andiamo a rimuovere il filtro dell'olio. Adesso io solitamente lo allento un pochino e poi mettiamo al di sotto una protezione di plastica, così non sporchiamo il catalizzatore e tutto quanto. Così andiamo a scaricare l'olio motore anche dal filtro, perché nel filtro rimane sempre un pochino di olio. Ecco, così si vede che è ancora bello limpido. Eccolo lì. Okay. Intanto che facciamo scaricare il filtro dell'olio, andiamo a dare una controllata a tutto il resto della moto, partendo dalla catena di trasmissione. Il tiraggio mi sembra già perfetto, però andiamo a dargli una bella pulita e una lubrificata. Dopodiché vediamo se serve andare a registrarla, anche perché una volta pulita e lubrificata può darsi che si lasci andare ancora un pochino, perché adesso c'è proprio il grasso ancora. Ma c'è, per esempio, un modo per capire se la catena è tirata bene o meno? Su quasi tutte le moto, ti parlo di Honda, abbiamo l'indicazione, principalmente sul forcellone posteriore, del tiraggio giusto della catena. In questo caso deve essere dai 5 ai 5,5 cm al di sotto di dove finisce il cruna catena. Ah, ok. Quindi diciamo che la tensione giusta deve essere quella di 5 cm così, e qua ce li abbiamo, quindi perfetto. In questo momento è giusta. Però, come ti dicevo prima, adesso andiamo a dargli una bella pulita con un prodotto apposito, andiamo a dargli una bella lubrificata e vediamo se poi si è allentata un pochino e se serve poi registrare. Quindi adesso andiamo subito a dare una bella pulita alla catena, a rimuovere, diciamo, tutta la patina di sporco che si è creata nei primi chilometri. Vedi come cambia faccia la catena. Questo è un prodotto apposito per la pulizia della catena. Queste catene sono catene per moto stradali, quindi ti ricordo che hanno all'interno gli O-ring. Sì. Non si deve mai spruzzare sulla catena il prodotto, ma almeno noi siamo abituati così, metterlo su un panno e andare a pulire l'esterno della catena. Una volta che sarà pulita tutta, cioè tra poco, andremo poi a lubrificarla sempre con i prodotti tutti adibiti alla rete Honda. Ma questo è quello che dovremmo fare anche un po' tutti a casa? Allora, la manutenzione della catena è una di quelle cose che anche sul libretto di uso e manutenzione della moto indica come adibita all'utilizzatore finale, cioè al cliente, quindi a te. Però io capisco che tante volte la parte di lubrificazione può essere semplice, mentre la parte di controllo del tiraggio, ma anche poi di tiraggio e pulizia, risulti complicata per determinati clienti. Noi siamo sempre disponibili, quindi ci sono diversi nostri clienti che regolarmente vengono per il controllo del tiraggio o per un'eventuale poi lubrificazione e pulizia. Certo. Vedi che in questo momento siamo andati a pulire tutta la catena e non c'è più su tutta quella parte di grasso che era grasso, ma anche parti di detriti stradali, quindi polvere, sporco, tutta la terra che va a depositarsi. Quello fa sì che la catena si vada un pochino a bloccare. In questo momento vedi che noi siamo andati a pulirla bene, adesso la lubrifichiamo e ricontrolliamo poi il tiraggio corretto della catena. Ovviamente per questo lavoro è necessario
o il cavalletto centrale originale della moto, sì, che in questo caso, essendo un accessorio, non è montato, oppure un cavalletto per forcellone posteriore. Ok, vedi che noi siamo andati a pulirla, siamo andati a, a lubrificarla e il tiraggio è ancora corretto. Però per essere sicuri al 100%, come ti dicevo prima, a seconda delle moto si va a controllare quello che la casa madre specifica come tiraggio ottimale, e qua ci dà che deve essere dai 50 ai 55 mm nel punto in cui finisce il cruna catena, quindi deve essere dai 5 ai 5 cm e mezzo di escursione. Vedi che in questo caso abbiamo 5 cm e mezzo perfetto di escursione, da dove inizia, che è diciamo 0, sì, a 5,5 è 5,5 cm. Quindi in questo momento. Ma si prende il margine superiore della catena o l'inferiore? Il superiore. Allora, non si va poi a guardare il mezzo centimetro, però diciamo che un'escursione così è perfetta. Perfetto. Noi, vedi che parti da qua, prendi il punto superiore della catena, certo, quindi parti da 0 e arriviamo a 5 cm. Siamo nel range ottimale, sì, di tiraggio, perfetto, della catena. Quindi in questo momento, dato anche dai pochi chilometri che hai percorso, la catena è ancora perfetta. Può darsi che nei prossimi 1000, 2000, 5000 km si vada a allentare un pochino, però poi si può ancora tirare. Noi sappiamo che comunque su Honda abbiamo qui l'indicatore del tiraggio, in questo momento siamo nella parte grigia, quando poi man mano che si va a tirare ci si avvicina alla parte rossa, è indice di una catena, o meglio un kit della trasmissione che va e deve essere sostituito, sì. Esatto. Quindi mentre continua a colare l'olio, pressione degli, esatto, pneumatici. Anche la pressione degli pneumatici, quella consigliata, è indicata qua sopra. In questo caso tu marci sempre e unicamente da solo, quindi si andrà a fare 2,5 bar al posteriore e 2,25 bar all'anteriore. Mentre io ti ricordo che se dovessi caricare magari una tua compagna o comunque andare a fare un viaggio con delle valigie, sarebbe meglio portare la pressione della gomma posteriore a 2,8 bar, come viene indicato qua. Esatto. Due persone 2,8, una sola persona 2,5. Insomma, non bisogna ricordare nulla a memoria. È tutto segnato. Poi è segnato lì, è segnato anche su un libretto di uso e manutenzione, ma anche diciamo su forum, in internet, così, diciamo che la pressione delle gomme è abbastanza standard, sì, per tutti i tipi di moto, a seconda poi del diametro del cerchione. Mentre continua a scaricare l'olio motore, andiamo a fare un check dei principali bulloni, dei tiraggi dei principali bulloni. Quindi chiave dinamometrica per la ruota anteriore. Ogni bullone avrà la sua. Su questo tipo di moto, adesso io vado a memoria perché ne facciamo parecchie e mi ricordo, però per ogni moto sulle specifiche che noi abbiamo sui nostri portali ci dice qualsiasi cosa. Quindi, certo, su questo tipo di moto. Ogni bullone avrà la sua coppia di tiraggio. Esatto. Non mi veniva. In questo tipo di moto andiamo a controllare i piedini delle forcelle, il bullone principale della ruota, andiamo a controllare le pinze dei freni anteriori e posteriori, ovviamente la ruota posteriore, e si controllano anche i bulloni della corona, che sono quelli che vengono specificati da Honda come i bulloni principali da andare a controllare, quelli sottoposti a maggior sollecitazione. Quindi all'anteriore andremo a controllare che sia chiuso, io qua vado a memoria, sono 7 kg, cioè 70 Nm. Scatta senza andare avanti, quindi, perfetto, vuol dire che è già perfetta. Poi, già che ho in mano la dinamometrica piccola, andiamo a controllare i piedini della forcella. Questi sono delicatissimi, si va a 2,5 kg, quindi 25 Nm. Si va a prendere la prolungina e la 10. Ok, 1, 2. 4. Perfetto, okay. Ora, ho fatto una piega. Abbiamo già la dinamometrica. Andiamo a controllare la pinza freno, che anch'essa molto importante. Questa qua è un bullone da 12, quindi si va un pochino di più. Noi solitamente andiamo su i 3,5 kg. Questi comunque sono già bulloni che vengono controllati in fase di preconsegna. Sono già controllati dalla Honda
prima di consegnare la moto, sono controllati da noi in preconsegna e nel tagliando di 1000 km si vanno a ricontrollare. Si vanno poi a controllare anche periodicamente ogni 20.000 km come controllo. Poi ovviamente la pinza del freno ogni 7, 8, 10.000 km in media, in base poi al tipo di stile di guida, si vanno a cambiare le pastiglie, quindi quella lì si controlla, si va a rimuovere, spesso si va sempre a ricontrollare. Beh, sono, immagino che sono viti, bulloni sottoposti a notevoli vibrazioni. Sottoposti a notevolissimi sforzi, soprattutto quelli delle pinze del freno. Il consiglio che diamo noi non è una cosa che dice Honda, però una volta almeno ogni 20.000 km, dato anche il fatto che si vanno a togliere le pinze, sono bulloni che sono sottoposti a snervamento, noi andiamo a sostituirli in accordo con il cliente, se lo si dice, è un qualcosa in più, perché comunque questi bulloni, a furia di svitarli e avvitarli per sostituire comunque le pastiglie, si vanno a snervare, essendo una cosa di sicurezza. Snervare cosa vuol dire? Che si rovina il filetto? Praticamente il bullone si allunga, il si deforma. A furia di tirare, ma non perché si va a tirare troppo, proprio perché sviti e avviti, questi qua sono bulloni che già dalla casa madre hanno dentro il frenafiletti. Certo. Quindi quando io li allento e poi li vado a ritirare mettendo sempre una goccina di frenafiletti, può succedere che comunque nel giro di 20.000 km, sai, anche con le vibrazioni, esatto, proprio il calore che emana poi la pinza vada poi a rovinare un pochino il filetto. Per sicurezza, essendo una questione proprio di sicurezza per quanto riguarda i freni, si vanno a cambiare i bulloni. Eh sì, anche perché la pinza appunto si scalda tanto, immagino. Si scalda tantissimo la pinza. Allora, adesso prendiamo la dinamometrica più grande e andiamo a controllare il bullone della ruota posteriore, anch'esso fondamentale. Questo qui è un bullone da 27, io dico la cavi da 27, sì, sì, sì. E lo andiamo a tirare a 125 newton, sempre secondo le specifiche. Ti faccio notare che qua comunque noi in preconsegna l'abbiamo controllato, abbiamo fatto il segno col pennarello. Perfetto. Questo segno vedi che non si è spostato di un millimetro, esatto. Quindi sicuramente io ti posso già dire che è già a posto, però essendo, ti ripeto, una cosa di sicurezza e uno standard di Honda, noi andiamo comunque a controllarlo. Sì, infatti si trovano spesso questi segni col pennarello. Sì, poi tanti, quelli principali, anche sul motore, quelli verdi, quelli gialli, sono fatti dalla casa madre. Quando vedi quelli bianchi, ti parlo per noi, appunto, sono quelli che andiamo a fare noi, perché noi in preconsegna controlliamo, visto che in preconsegna si controllano tantissimi bulloni, per poi non dimenticarti quelli che hai fatto, quelli che non hai fatto, si va a segnare man mano uno con uno. Ora andiamo a controllare quelli della... No, quindi bisogna mettere la marcia, perché così sì, la ruota non gira. La cosa migliore, dato che comunque sono bulloni che non vanno tirati troppo, questi qua... Il giusto. Il giusto, esatto. Noi andiamo a tirarli a 4,5 kg. La cosa migliore sarebbe che qualcuno tenesse il freno posteriore tirato, però dato che si vanno a tirare diciamo ad appena 4,5 kg con dentro la marcia, possiamo già andare a controllarli. Non fanno una piega. Vedi che qua c'era già il segno bianco, perché? Perché in preconsegna si va a controllare uno a uno, quando ritorni sul segno bianco è perché li hai controllati tutti, esatto, come in questo caso. Sono piccoli trucchetti. No, sono quelle cose che io ho imparato da Andrea, che è il tecnico, che ormai è storico qui, e sono quei trucchetti che ti semplificano un pochino la vita, soprattutto sulle prime volte, sai, vai a controllarli, sai. E poi dici, dove ero arrivato? Dopo si complica tutto, si allunga tutta la lavorazione. Ok, quindi diciamo che a questo punto ci rimane solo da sostituire il filtro dell'olio che abbiamo fatto scolare, chiudere la coppa, anch'essa a coppia di serraggio, il bullone a coppia di serraggio, andiamo a chiudere quello, e andiamo a ricaricare l'olio motore. Una volta fatto quello... Ancora qualche gocciolina. Sì, però quello lì andrà sempre a sgocciolare, perché nel filtro non rimane dentro. Sì. Ora olio. Sì. Questo è proprio quello che c'era nel filtro. Dentro il filtro, sì.
Eh sì, così non si sporca nello scarico, esatto, nella valvola. Non sporchiamo niente sotto, qua sotto poi c'è comunque anche lo scarico, sai, l'olio difficilmente prende fuoco, però su un catalizzatore che arriva anche fino a 600 gradi di temperatura, e poi fa fu. Il filtro dell'olio nuovo, ovviamente andiamo già a riempirlo con un pochino di olio motore nuovo, in modo tale che quando andremo a fare l'accensione della moto dopo aver sostituito l'olio, il filtro non è scarico e l'impianto della moto si carica più facilmente di olio. E certo, perché sennò prima dovrebbe riempirsi il filtro. Sai che questa roba qui non l'avevo mai vista, questa pompa così. Quindi c'è un serbatoio. Sì, sì, il filtro, vedi che è un filtro che accumula l'olio, quindi nel filtro c'è sempre olio. No, dicevo io questa pompa qui. Ah, sì, la pompa è il sistema di pompaggio che abbiamo, noi abbiamo il bidone dell'olio, però questo è il contalitri digitale, in modo tale che io so in esattezza l'olio fantastico, che ci metto. Fantastico, fantastico. E sai che con i bidoni? Con i bidoncini dell'olio, tu sai che metti 3 litri, ma se devi metterne 3,6 kg, a noi piace essere precisi, soprattutto su questo tipo di moto. 3,5 o 3,7 comunque fa la differenza, perché poi le moto, essendo che vanno a temperature altissime, l'olio motore lo cambio ogni 12 mesi o 12.000 km, manca quell'etto o due, non succede niente, ma non è neanche bello che il cliente guardi, sei al minimo, quindi certo. Dal minimo al massimo c'è 2, 3, 4 etti, c'è una tolleranza, esatto. Quindi basta riempire un pochino il filtro, andiamo a rimuovere la nostra protezione e andiamo. Vedi che se non lo riempi troppo, lui non esce. Non neanche. Cola neppure, rimane dentro, certo. Ok, una volta che il filtro è stretto a mano, andiamo a inserire la chiave e gli facciamo fare 90 gradi. E lui è anche inutile tirarlo troppo. Oltre che così, lui è tirato e non si muove più. Perfetto. La guarnizione è stata lubrificata prima di metterla quando abbiamo inserito l'olio, così che si vada ad adattare bene alla nuova superficie. Ora andiamo a mettere la nuova rondella di alluminio, che è quella che ti dicevo. Ah, questa, ecco, qui questa qua. Si mette la rondellina di alluminio che poi quando si va a tirare lei si schiaccia e fa la tenuta dell'olio sulla coppa. Anche questo bullone fondamentale tirarlo con la coppia di serraggio precisa, che in questo caso sono 2,5 kg. Okay, rimane da caricare l'olio nuovo. Andiamo ad abbassare la moto, carichiamo l'olio motore dal tappo di rifornimento, quindi ci ricordiamo che anche se è piccolezze, noi mezzo etto di olio motore l'abbiamo già messo nel filtro, andremo a caricarne 3 kg. Quanto in questa moto ci vanno 3,6 kg, quindi 3 kg e 6 etti. In questo momento stiamo arrivando a 1 kg, 1 litro. Che è precisissimo, un litro, sì. E mezzo con e questa poi non sporca niente, zero, non lascia gocce, non ti cola l'olio questo, sul carter. Questo rumore che si sente è la pompa, è la pompa che sta caricando l'olio dal fusto, si vede il tubo che si muove. Sì. 3,3, 3,4, 3,5, vedi che poi posso andare a piano, arrivare 3,6. Ok, 3,6 e 0,5 è lo scarto della pompa. Ok. Quindi quello sempre. Non dimenticare di chiudere il tappo, eh? Assolutamente. Se no, l'olio motore che abbiamo messo esce in tempo zero. Ok. Poi comunque questo qui è un tappo che comprende anche l'asticina di livello, quindi adesso noi andremo ad accendere la moto, la portiamo in temperatura, facciamo la diagnosi con lo strumento diagnostico e poi, una volta spenta, aspettate un attimino, andremo a ricontrollare il livello dell'olio tramite la stina di controllo, quindi il tappo si andrà a ritogliere nuovamente. Cosa rimane da fare? Rimane da accendere la moto, togliere il messaggio. Sì, esatto. Adesso cominciamo a far scaldare un pochino la moto, così che poi quando la collegheremo al computer sarà già in temperatura e vedremo già tutti i dati in tempo reale. Nel mentre possiamo andare ad azzerare l'indicazione di manutenzione tramite il quadro strumenti. Entriamo nelle impostazioni e
e tramite la sezione manutenzione andiamo poi a cancellare, o meglio, reimpostare la manutenzione. La manutenzione la reimposteremo, visto che questo è il tagliando dei 1000 km, il prossimo, come tutti poi i futuri tagliandi, saranno ogni 12.000 km, oppure dopo un anno. Dopo quindi un siamo anno. A settembre, quindi il prossimo settembre tagliando, 2020. Il cliente, la moto glielo indicherà, ma lui in qualsiasi momento può entrare nel menu e andare a verificare e vedere che il tagliando in questo momento scadrà tra 12.000 km oppure entro la fine di settembre 2025. Questo per quanto riguarda la manutenzione e questo per quanto riguarda il cambio dell'olio. Quindi sono due cose che vanno a pari passo. Settembre 2025. Perfetto. E questo è fatto. E questo è fatto. Ora possiamo prepararci per collegare la moto al sistema diagnostico. Questo è il connettore sottosella, che i connettori, se tu li hai già visti, sono tutti uguali per quanto riguarda l'Euro 5. Su tutte le moto di tutte le marche, se sono Euro 5, il connettore è universale. Anche come... perché l'apparecchio diagnostico deve essere uguale per tutti? No, allora, no? L'interfaccia, il cablaggio è uguale per tutti. Cioè quello intendevo. Ma quello l'interfaccia, intendevo. Noi abbiamo quella di Honda, e gli altri marchi... Sì, no, io intendevo proprio lo spinotto. Però lo questo spinotto, è come quello che funziona nelle macchine, cioè questa è la presa OBD della macchina. Perfetto. La presa OBD è standard. Standard poi per tutti. Ogni macchina ha la sua interfaccia per entrare nella centralina. Quindi abbiamo collegato, esatto, lo spinotto. Aspettiamo sulla presa che OBD. L'interfaccia rilevi la moto. Nel mentre accendiamo il computer. Non facciamo vedere le password, le cose segrete. No, vabbè, non abbiamo segreti di fabbrica, non ce ne sono. Ok. Accediamo al programma di diagnosi Honda. In questo momento adesso rileva in automatico il telaio della moto, noi andremo solo a mettere il chilometraggio attuale e il modello della moto. Una volta fatto quello, andremo a controllare se ci sono eventualmente codici guasti, se ci sono indagheremo sul perché, ma a vedere così tu non mi hai indicato niente, il cliente non mi ha detto niente, quindi di spie non ce ne sono, non dovrebbe esserci niente, e poi andremo a fare il report di buona salute a livello elettronico. Quindi vedi che ha rilevato il telaio della moto, io non ho fatto niente, ha fatto tutto lei. Io vado a mettere i chilometri attuali, sono 719, questa è una cosa che, essendo un programma collegato a internet, collegato alla casa madre, andrà a portare tutti i dati della moto per poi essere analizzati e fare poi delle statistiche sulle moto, come fanno tanti marchi, andrà a portare tutti questi dati alla Honda direttamente, in automatico. Io vado a selezionare il modello della moto. Quindi in questo modo è anche molto complicato taroccarli tutti questi dati. È impossibile taroccarlo perché ipoteticamente che un cliente schilometri la moto, io comunque quando entro qua, anche se non vado a mettere i chilometri, io leggo i chilometri che ci sono in centralina motore. Quindi se il cliente va da qualcuno a schilometrare la moto, toglie i chilometri qua, ma nella centralina motore non li può togliere. Esatto. Quindi io comunque lo vedo quello, io vedo la centralina motore della moto. Vedi che noi adesso andiamo a vedere se ci sono eventualmente dei codici guasti, in questo momento mi dice che non c'è nessun codice guasto corrente, né passato né congelato. Cosa vuol dire? Che al momento non ci sono codici guasti, che non ne ha rilevati in passato e che non ce ne sono di congelati. I codici guasti congelati sono quelli che escono sporadicamente, non lo so, magari si lava la moto, si va a bagnare una pipetta, esce la spia di segnalazione codice guasto motore. Poi la moto si scalda, la pipetta si asciuga, il codice la spia va via, ma qui mi rimane in memoria che è successo quel determinata cosa. Poi sarà a noi andare a indagare sul perché e per come, però in questo momento, essendo anche la moto nuovissima e non avendo spie attive, non abbiamo nulla. Quindi possiamo andare avanti con il report di manutenzione, dobbiamo portare la moto in temperatura, andiamo ad accenderla e aspettiamo che qua arrivi ad 80 gradi. 80 gradi è la temperatura di esercizio della moto. Una volta che arriverà ad 80 gradi andremo a verificare che tutti i parametri rientrino poi nei range in cui devono stare. Intanto ne approfitto per sottolineare che il sound è veramente bello. Il cilindrico pienissimo. Sì. Siamo a 78 gradi. Okay. Fatto! Okay. 80
80 gradi di temperatura, possiamo accedere a tutti i dati in tempo reale. In questo momento noi possiamo controllare e dobbiamo controllare che tutti questi valori siano, prima di tutto, su una schermata verde, che significa che rientrano nei range corretti. E poi andremo a eseguire questo report, che poi stamperemo e allegheremo anche alla fattura del cliente, dove si vede che tutti i sensori rientrano nel range in cui devono stare, cioè quelli predisposti da OPA. Okay. Questa è una prova per me, ma anche per il cliente, che la moto a livello elettronico non presenta anomalie. Qui andremo poi a ricordare il prossimo tagliando, quindi in questo momento, essendo che abbiamo fatto quello dei 1000, il prossimo tagliando sarà da effettuare tra 12.000 km oppure tra 12 mesi, che è la cosa che noi siamo andati a impostare sulla manutenzione sul quadro strumenti. Esatto. Quindi 12 mesi oppure 12.000 km. Questo poi lo stamperemo e lo allegheremo alla fattura del cliente, in modo tale che sia al corrente di tutto. Possiamo quindi scollegare il sistema di diagnosi e, per ultimare la manutenzione su questa moto, faremo un check visivo della moto, in modo tale da accertarci che non ci siano comunque dei danni o comunque dei componenti che richiedono assistenza o richiedono delle sostituzioni, in modo tale da poter avvisare il cliente se dovesse esserci qualcosa. Sì, perché magari alcune cose adesso uno non le controlla. È il caso della manutenzione dei 1000 km, però in questo momento noi su una moto un pochino più chilometrata potremmo andare a controllare le condizioni della trasmissione, se verifichiamo e ci rendiamo conto che è un kit che ormai è vicino alla sostituzione, si può andare ad implementarlo su questo report che andremo a consegnare al cliente. Quindi consiglieremo la sostituzione della trasmissione, possiamo andare a consigliare la sostituzione degli pneumatici se eventualmente sono da sostituire, possiamo andare a consigliare la sostituzione delle pastiglie dei freni. In questo momento noi abbiamo controllato le pastiglie sono in buone condizioni, dato anche dal chilometraggio, però si va sempre a indicare comunque... come linea generale, come regola di ogni tagliando. Quello che ci rimane, guarda, mi capita adesso all'occhio, andiamo a sostituire le vitine della targa, che in questo caso ci sono delle viti, andiamo a mettere i rivetti quelli colorati come la targa, che è anche una norma europea. Quindi andiamo a sostituirli insieme. Quindi queste sono finezze. Sì, è un qualcosa anche perché... non perché stiamo facendo il video, te lo garantisco, ma perché io comunque in Prism, ma noi tutti di Stilmoto, ci teniamo davvero anche alle piccolezze, perché secondo il nostro metodo di lavoro la serietà si vede dalle piccole cose. Quindi questa cosa qua è qualcosa... una sciccheria, però va fatta. Oh, guarda chi c'è! Beccato! Beccato! Come va? Come procede, Mari? Ma sì, guarda, gli sto insegnando come... bravo. Si fa il tagliando, bene, ma vedo che... ce la fa da solo? Che ce la fa da solo, sì, sì, bene. Sì. Bene, controllo. Che tagliando fate? Tagliando dei 1000. Adesso stiamo cambiando i rivetti della targa. Insomma, no, abbiamo finito il tagliando dei 1000. Vi ho fatto vedere tutto, il cambio dell'olio, controllo catena. Sì, sì, questa più o meno è... è la prassi. Il check elettronico. Fatto vedere anche il tirato dei bulloni. Sì, tutto. Quando anche tu comprerai una moto seria, potremo tagliandartela? Dipende da come mi tratta il concessionario. Il concessionario. Ah, però come diceva lui, queste qua, come diceva, le finezze, però non è perché stiamo facendo il video, cioè una roba che ci teniamo solito. Perché sì. Ci teniamo comunque a... noi è come ogni moto è come se fosse la nostra moto. Esatto, quello che gli ho detto anche io. Andiamo poi a rimettere la sua targa e gli mettiamo i tappini, che da quello che so, non vorrei dirti una stupidata, ma è diventata ormai una norma di legge. Quindi i tappini colorati o i tappini o rivetti, noi usiamo i tappini di plastica perché non rovinano la targa e nel momento in cui il cliente voglia sostituire il portatargo eccetera, si va a rimuovere la targa. Quindi sono semplicemente ad incastro. Sono ad incastro, ma
sono quelli che si usano anche nel mondo dell'automotive, ti assicuro che tengono, cioè non li strappi questi qua. Devi avere comunque degli attrezzi per una spatoletta, qualcosa per togliere. Però vedi che anche a livello visivo ti paga un pochino l'occhio. Quindi abbiamo fatto tutto, l'unica cosa che ci rimane di fare è, una volta spento il motore, fatto freddare, se si può dire, pochi minuti, andiamo a controllare il livello dell'olio come prova definitiva, anche se sappiamo che abbiamo messo il livello, abbiamo messo la quantità specificata dall'azienda, andiamo comunque a controllare il livello dell'olio. Quindi metodo classico, andiamo ad, in questo tipo di moto siamo fortunati ad avere la stina di livello, andiamo ad estrarre la stina, la puliamo, la reinseriamo senza avvitarla e ci accertiamo che il livello dell'olio sia al livello del massimo. Una volta che abbiamo appurato questa cosa, andiamo a richiuderlo alla vecchia maniera, insomma. Una volta che è chiuso, possiamo timbrarci, quindi andremo a ultimare la lavorazione. Questo poi sarà il tempo che tu andrai a pagare effettivamente, questo è calcolato in centesimi di minuto, quindi poi faremo il calcolo assieme e possiamo quindi scaricare la moto dal posto. E quindi finalmente posso fare quello che volevo fare l'altra volta, cioè il giro in Val Tartano. E ti tocca adesso, sì. Finito il tagliando, ultimiamo con un piccolo lavaggio della moto e anche del proprietario. No. Bastardo. Allora, tagliando terminato, posso andare, vero? Puoi andare, prima però, ultimo passo dolente per te e felice per noi, è il momento del pagamento. Allora, ricapitolando quello che siamo andati a fare sulla tua moto, noi abbiamo un'ora e mezza di manodopera per il tagliando dei 1000 km del Transalto 2023, abbiamo sostituito la cartuccia del filtro dell'olio motore, la rondella del tappo di scarico, l'olio motore 3.6 kg, i materiali di consumo che sono i nostri materiali che siamo andati a pulire la catena, a tirare, diciamo, tutti i componenti, e poi tutta una serie di ispezioni che sono quelli che siamo andati a vedere insieme, l'ispezione poi della pressione dei pneumatici, della catena, dei tiraggi dei bulloni, la diagnosi che siamo andati ad effettuare. Ti rilascerò il tuo documento di report di manutenzione, dove si vede che la prossima manutenzione è tra 12.000 km oppure tra 12 mesi e dove si vede che la moto a livello elettronico non presenta nessuna anomalia. Questo te lo consegno, una copia rimane a noi, una copia rimane a te, in modo tale che un domani dovesse esserci qualche problema sulla moto, io so già, riesco già a vedere un resoconto di oggi e di in futuro. Lo storico che sarà, della vita della moto. Riesco già a darmi un'idea di dove potrebbe essere il problema. Ci rimane solo da generare il documento fiscale, così che venga caricato tutto questo sul portale della Honda per il mantenimento della garanzia, che ti ricordo essere di 6 anni e per un chilometraggio illimitato. Quindi in questo caso la moto del 2023 avrai la garanzia fino al 2029 e chilometraggio illimitato su determinati componenti, e anche per la certificazione dei chilometri. Noi, in accordo con Honda, andiamo a certificare che la tua moto in data di oggi ha 719 chilometri. Questo lo puoi vedere in un qualsiasi centro Honda ufficiale, Europa e mondo. Quindi in un qualsiasi centro che vai, con la targa E o il telaio, vedono tutti i passaggi di officina. Insomma, ufficiali. Niente possibilità di taroccamenti. Esatto. Lavoro finito. Bruno, io ti devo ringraziare tanto, ringrazio anche qui il Matteo. Prego, perché con me hai fatto una grossa eccezione. Sì, perché sì. Mi hai fatto entrare in officina, mi hai fatto vedere da vicino come si lavora, però ecco, non è possibile farlo regolarmente. Mi spiegavi per questioni assicurative, per di una sicurezza. Questione di sicurezza soprattutto, ma per noi, ma anche poi per il cliente, perché se dovesse farsi male è un problema per noi, ma fondamentalmente è un problema poi per il cliente, cioè noi non vogliamo che il cliente si faccia male, anzi deve venire e trovarsi bene, quindi noi però okay. lo possiamo fare entrare in officina, possiamo fargli dare un'occhiata per eliminare la moto, certo. Esatto, fargli capire, sì. Però poi nel momento in cui il tecnico prende in mano la moto e comincia la lavorazione, sì, c'è anche un problema, mi allaccio anche a un discorso di pressione, nel senso che se l'operatore sta facendo un'operazione, un tagliando, non può essere disturbato dal cliente che continua a parlare, quindi
o parlo con te e ti spiego quello che sto facendo, come è stato in questo caso, certo, o faccio il lavoro, le due cose insieme cozzano. Esatto. Quindi rischiamo di fare una frittata e noi non ce la sentiamo. Vabbè, quindi, però con questo video abbiamo visto come si fa un tagliando dei quello che abbiamo fatto oggi, ecco, ve l'avrà già detto sicuramente Bruno, è la nostra prassi. Non abbiamo montato nulla. Succede così, regolarmente, tutti i giorni. Quindi non abbiamo fatto nulla di strano. Con tutti e con tutte le moto. E siamo sereni. Vabbè, oggi abbiamo visto quella del Transalto, poi ci sarà l'Africa. Moto, certo. Anche in moto particolari, ma diverse. Ti farà vedere che queste funzionano in questo modo, però ci sono magari gli off-road che lavorano tutto un altro modo. Sì. È un mondo che tutto sembra un tagliando, non è un semplice tagliando, ma è una lavorazione che ogni moto ha un mondo a sé. Il tagliando non è solo il cambio dell'olio, ma è per noi no. È un tutto che diventa un controllo completo forze, della moto. Sì. Siamo sereni, quando la moto esce deve essere sicuramente a posto. Grazie mille. Grazie. È stato un piacere. Grazie mille. Adesso posso andare adesso in giro col Transalto. Certo, assolutamente. Tutto tuo. Goditela. Ciao. Ciao.